io, come noto, ho presentato un'interrogazione un po' di tempo fa, purtroppo forse la questione è stata sottovalutata un po' anche dal governo oltre che dalle regioni, però siamo riusciti a recuperare una parte di tempo perduto, perché c'è un lavoro molto intenso in queste ore. Io stamattina ho incontrato il sottosegretario alla sanità De Filippo, che mi ha assicurato non solo che c'è un tavolo permanente aperto tra governo, regioni e organizzazioni sindacali per coprire innanzitutto fino al 31 dicembre queste ulteriori necessità, diciamo, quindi la possibilità di far fronte ai turni di protezione di personale carente, dopodiché si sta lavorando governo e regioni insieme con un gruppo di parlamentari che abbiamo da vicino seguito questa vicenda per presentare appunto un emendamento alla legge di stabilità che ora è in discussione, come è noto, alle Camere, per prevedere probabilmente a partire a decorrere dal 1 gennaio un piano di assunzioni sia per personale medico che per personale infermieristico. Quindi questa potrebbe essere una novità molto importante. Quindi nuove assunzioni, lei ci parla di nuove assunzioni. Sì, si sta ragionando su questo, una novità che dovrebbe anche interessare la nostra regione, che è una regione commissariata che, come noto, fino ad ora aveva un blocco del turnover. Abbiamo avuto da qualche giorno anche cognizione di un'ipotesi, dell'ipotesi del nuovo contratto di programma con Poste Italiane, che ci è stata fornita dal sottosegretario Giacomelli. In questa ipotesi vediamo con favore anche la norma dell'articolo 5, dove si dice appunto che il Ministero e la società, nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale e economica che prevedono la fornitura di servizi utili al cittadino, si impegnano reciprocamente a valorizzare la rete capillare degli uffici postali e in particolare le potenzialità e le caratteristiche degli stessi quali uffici di prossimità a servizio degli utenti, specialmente negli ambiti territoriali con scarsa densità abitativa. Un'interpellanza urgente a seguito della nota vicenda della quotazione in borsa della società Poste Italiane a partire da questo mese di novembre. Io ho posto questo problema, insomma, ho voluto presentare un'interrogazione sostenuta da altri colleghi, perché questo fatto, che certamente può essere anche un fatto positivo del nostro paese, perché una grande azienda italiana viene quotata in borsa, è anche un'occasione sicuramente di presentare un'idea diversa di paese, però come al solito ci sono le ricadute nelle realtà territoriali di queste operazioni.